Sono passati vent'anni dalla morte di don Bernardo Antonini, venerabile nato in Trentino che appartenne alla famiglia paolina e alla diocesi di Verona. Svolse un'opera instancabile di evangelizzazione in una Russia appena uscita da decenni di ateismo di Stato, rifondando il seminario cattolico. Domenica alle 16 in cattedrale ci sarà la messa per ricordarlo. Domenica. 27 è il ventesimo anniversario della sua morte e quindi avremo in cattedrale una celebrazione alle 16 preceduta dal vescovo con la presenza anche di un altro vescovo e di sacerdoti per ricordare il ventesimo anniversario della morte e i segni che ha lasciato e anche ringraziare il Signore perché è venerabile. Proprio in questi giorni è uscita una nuova biografia su Don Bernardo Antonini, che fu un profondo conoscitore della cultura russa e che aveva nel cuore il desiderio di far conoscere Dio anche al popolo cinese. È stata scritta da due nostri insegnanti all'Università di Verona, Alue e Ferrarini. Uno ha fatto la parte che riguarda il mondo italiano. E l'ultima parte che riguarda il processo per la beatificazione, Stefano Aloe, invece, ha fatto la parte che riguarda il mondo russo e casaco. Perché questo? Perché lui insegna il russo, conosce il russo, va a insegnare in Russia, quindi anche lo studio dei documenti relativi a Don Bernardo eh, eh, gli erano qualcosa di, di mh, pratico. Preghiamo lui anche per la pace. Allora, adesso lui è venerabile, no? Già dal 21 dicembre del 2020 il Papa aveva firmato questo. Certamente che, e io penso che anche domenica salterà fuori questo discorso, domanderemo a lui di, di, di aiutarci a pregare e ottenere la pace, no? Perché certamente gli sta a cuore. si gli stava a cuore che si aprisse... Il mondo russo per il Vangelo, immaginarsi se non gli sta a cuore il senso e il bisogno della pace in quei ambienti.